classico pomeriggio autunnale, torno a casa stanco da lavoro, sudato, tutto sporco, poi con tutti gli odori della cucina. Arrivo a casa, mi faccio una doccia, poi infatti se vedete c'ho i capelli che sembra che una mucca ci ha passato su mezzo litro di lingua, anzi mezzo metro, che è più. Arrivo a casa, tutto così, dopo mi asciugo, poi mi tolgo il cappatoio, mi metto la vestaglia di Star Wars, pronto per affrontare la sfida più difficile. Il divano, rilassato, bello, dico, oh, il mio divano, la televisione, la partita, c'è qualche cosa a un certo punto, cosa sarà mai? Un messaggio, strano, non ne ricevo così tanti, 200, 300, 400 al giorno, forse di più, non lo so, leggo. Ciao Stefano, sono Valentina, ti scrivo dalla fredda Norimberga. Oh cazzo, poverina. No, scherzo, sono a Roma. Ah. Ok, ciao Valentina. Ah, la ragazza di Vincenzo. Dimmi tutto, cara. E io rispondo così. E lei mi dice, senti, non è che per caso c'è della ricotta? Io avrei io della ricotta e mi piacerebbe che mi facessi una ricetta con la ricotta, con tutte queste R, perché però vogliamo la pasta, pasta, ricotta, pasta. Pasta, ricotta, ricotta, pasta. Allora io dico, Valentina, aspetta un attimo, questa è una missione per Super Chef. Il super gatto è salito su. E quindi Super Chef, Super Chef, arrivi, vieni qui giù, ti aspettiamo. E qua, eccomi qua. Super Chef. Grandissimo. Che bell'uomo, che questa vestaglia Star Wars. Mi dispiace, esci da questo corpo, esci da questo corpo. Allora, ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati nella mia cucina italiana. Oggi andiamo a fare una ricetta davvero spettacolare. Andiamo a fare la pasta con la ricotta e alla ricotta andiamo ad aggiungere anche del patè di olive che la rende davvero davvero deliziosa. Bene, siete pronti? Andiamo a vedere quali sono gli ingredienti e cominciamo dunque la nostra preparazione. Partiamo dal sale grosso per la cottura della pasta, quindi della pasta. Le dosi sono molto indicative, nel senso che dopo sul sito ve le vado a indicare un pochino più precisamente. Del patè di olive un paio di cucchiai, una ricottina da 250 grammi, noce moscata, una nocciolina di burro, del pecorino romano che non sia troppo stagionato. Ultimo ingrediente del pepe, io vado a pestarlo così semplicemente perché ho il macinino rotto, ok? Perché altrimenti voi lo potete tranquillamente poi macinare. Comunque così viene ancora più buono, così dicono. Cominciamo con la cottura della pasta, mettiamo sia il sale che la pasta all'interno della pentola e li portiamo a metà cottura. Dopodiché mettiamo la ricottina, che può essere di bufala come in questo caso, oppure una ricottina di pecora, una ricottina di mucca, insomma, quella che volete, ok? Ogni ricottina ha una tonalità leggermente diversa, però in realtà alla fine della fiera sono tutte buone con questo tipo di ricetta. Andiamo ad aggiungere anche il burro tagliato in tocchettini dopo che abbiamo schiacciato la ricotta. Non serve che la setacciamo, ok? Basta che sia schiacciata così con la forchetta. Quindi aggiungiamo il patè di olive. Che cos'è il patè di olive? Non sono nient'altro che delle olive senza nocciolo, tritate, alle quali poi è stato aggiunto un filino d'olio extravergine d'oliva, appunto. Quindi è facile anche da fare in casa. Il tocco della noce moscata è fondamentale perché gli rilascerà proprio quel sapore, quel profumo meraviglioso. E quindi è importante mettere anche quella punta di noce moscata. Cominciamo ad unire bene, a far legare bene gli ingredienti, quindi andiamo ad aggiungere un mestolo di acqua di cottura della pasta. Perché andiamo ad aggiungere un mestolo di acqua di cottura della pasta? È perché abbiamo portato la pasta praticamente a metà cottura, perché in questa maniera l'acqua che andremo a tirare su è già carica dell'amido della pasta. Quindi quando andremo a mescolare tutto quanto si legherà e formerà una cremina deliziosa e profumata. Guardate che meraviglia, perfetto. Ora gli andiamo ad aggiungere anche il pepe, ok? Quindi un pochino di pepe, mettetelo anche un po' secondo i vostri gusti. Quindi andiamo a grattugiare un pochino di pecorino. Al posto del pecorino potete utilizzare anche il parmigiano. È una ricetta che ho inventato io, quindi nessuno vi potrà mai dire niente. Tranquilli, mettete quello che volete. La dose di pecorino parmigiano non è sempre la stessa. Infatti dovrete versare la pasta all'interno della nostra bella cremina, quindi mescolare bene e regolarvi di conseguenza. Quindi aggiungere sicuramente un po' di pecorino.
però se è troppo asciutta aggiungete un pochino di acqua di cottura della pasta, se invece risulta troppo liquida aggiungete ancora un pochino più di pecorino e parmigiano fino a che non avete ottenuto la consistenza perfetta. Andiamo dunque ad impiattare. Intanto c'è il mio gatto che mi sta facendo tribulare. Esatto, vabbè, è perché sente i profumi di cucina e dice: stai cucinando, allora mangio. Per chiudere il piatto gli diamo un pochino di parmigiano oppure di pecorino. Io il pecorino ve lo consiglio sopra e voilà, le jeux sont fatto. Andiamo a fare la prova dell'assaggio. Eccoci qua, voilà, è spettacolare. E adesso andiamo a fare la prova dell'assaggio, però prima vi vorrei ringraziare, ricordare di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, di condividere il video con tutti i vostri amici e noi ci vediamo alla prossima video ricetta. E adesso, però prima volevo fare una domanda, ma Valentina, Vincenzo, Valentina, com'è sta pasta? Com'è? Stefano, ecco, questa è Vale che adesso sta sperimentando i tuoi consigli in cucina. Ciao Stefano. Allora, eccoci qua, il piatto è pronto, ho seguito precisamente le tue direttive, i tuoi preziosissimi consigli e adesso facciamo la prova dell'assaggio. Vediamo un po', sarà buono o non sarà buono? Buonissimo. Grande Stefano. Allora, caro Stefano, eccoci qua al lavoro ultimato. Adesso vediamo un po' il risultato. Dai, sarà buono o non sarà buono? Buono, buono, dai, proviamo. Vai. Grande Stefano, buonissimo, grande. Finalmente. Allora, dato che loro mi hanno detto che è buona, la vado a provare anch'io. Ok. Scusa, cosa? A questo punto sono io Star Wars. Ok, ciao. Bello. Adesso la provo io. Ve l'ha detto il sito internet? Abbiamo un sito internet, qui qua, noi qui del centro della Milano Bene di Quarto Giaro. Che abbiamo il sito internet. È buonissimo, lo vuoi un po'? Lo vuoi? Non te lo... Madonna, la noce moscata, quella punta di noce moscata. E poi la ricotta di bufala, ma anche l'altra è buonissima, però con questa di bufala prende quel pecorino. Cioè, non ho fatto tempo, che buonissima. Alla prossima, velocissima da fare, 3 minuti è fatta. Alla prossima video ricetta. Ciao, vi saluta anche lui.